Il distretto sanitario di Angri cambia indirizzo da questa mattina. Sono operativi tutti gli ambulatori e gli uffici della nuova sede di Via dei Goti in località Fondo Rosa Rosa. La nuova sede si articola su 4 piani operativi, circa 1200 metri quadri di superficie, 800 metri di spazi esterni. Un investimento economico di 250.000 euro per i lavori edili e di impiantistica e di oltre 70.000 euro per suppellettili ed arredi sanitari, nonché 24 mesi di lavoro incessanti hanno portato a questo importante risultato. Sono molto contento e soddisfatto per il risultato raggiunto, che certo non era semplicissimo, perché riattivare una struttura che era dismessa da anni, qual è questo appunto di Via dei Goti, ristrutturarla, fare degli interventi di risanamento nell'ambito della pubblica amministrazione non è facile. Poi devo dire che la precedente amministrazione non ci ha reso la vita serena, però poi dopo alla fine la ragion ha prevalso e quindi di conseguenza ci hanno concesso in comodato d'uso questa struttura. L'abbiamo ristrutturato con tutti gli interventi fatti e necessari da parte dell'ufficio tecnico, da parte della direzione sanitaria e amministrativa del distretto. Oggi abbiamo una nuova sede e possiamo, come dire, essere tutti felici di una cosa buona appunto che abbiamo fatto. L'ASL ha sempre un occhio sui conti, sono state investite delle risorse per la ristrutturazione di questo immobile che è stato concesso in comodato d'uso dal comune, ma allo stesso tempo si risparmierà sui fitti delle strutture che prima erano utilizzate a questo scopo? Sì, noi abbiamo fatto un ragionamento molto semplice: l'uso di questa struttura ha un uso pluriennale. Ogni anno ad Angri sulle locazioni passive pagavamo circa 50.000 euro, in 5 anni noi abbiamo, come dire, abbattuto quello che è il costo di ristrutturazione appunto di questo immobile, fermo restando che il comune sostanzialmente credo che ci lascerà in uso questa struttura per lungo tempo, anche perché è un ottimo servizio dato ai cittadini, quindi sostanzialmente noi offriremo senza pagare fitti passivi, con una ristrutturazione in ambienti idonei, una struttura ai cittadini con un costo praticamente pari a zero. Sobrietà, non si tagliano nastri, ci si mette subito al lavoro? Sì, assolutamente sì, io normalmente ho sempre voluto che prima le strutture si attivassero, funzionassero, perché devono essere vissute e poi dopo si fanno le inaugurazioni. Molto spesso abbiamo assistito in altre circostanze a inaugurazioni che poi in realtà poi dopo, il giorno dopo, venivano di nuovo chiuse. Noi non abbiamo questa fretta, non ci interessa, noi ci interessa dare dei servizi ai cittadini di qualità. Dottoressa Gentile, un fiore all'occhiello dell'intero territorio questo distretto, noi l'abbiamo visitato, sono 4 piani, qui saranno concentrate tutte le attività che prima erano dislocate invece in punti diversi della città. Sicuramente un obiettivo importante che ci eravamo dato, una grande sinergia fra la direzione generale, la direzione del distretto e tutti gli uffici e gli operatori che hanno collaborato, e sicuramente il distretto sanitario di Angri, ma anche dei comuni limitrofi e sicuramente dell'intera area nord dell'ASL Salerno, che potrà sicuramente usufruire dei numerosi servizi sanitari che intendiamo dare alla popolazione. Da oggi sono già tutti qui gli ambulatori e gli uffici, o c'è ancora qualche trasferimento da mettere a punto? No, è tutto qui. Oggi la fase di decollo che stiamo presidiando proprio per aggiustare qualche lieve discrasia attesa, come diceva il nostro direttore generale, in un trasloco, sono qui. Le strutture di Angri sono state ormai chiuse, sono in atto le dismissioni dei contratti, il trasferimento ai proprietari. Tutto il distretto sanitario di Angri è operativo dalle ore 8 di stamattina qui in questa sede, che è la sede oggi unica. Qui ci sarà la possibilità anche di implementare le attività. Io so che lei ha già le idee chiare su alcuni servizi che vorrebbe portare in questa cittadina. Sì, noi siamo convinti che una struttura di questa portata può ospitare servizi innovativi, oltre a tutto il poliambulatorio specialistico con 12 branche già attive e ben note alla popolazione. Vogliamo implementare l'odontoiatria sociale, l'ortopedia pediatrica, i servizi di screening alle donne e tante altre buone cose che si possono fare solo perché finalmente abbiamo una casa giusta e degna per i bisogni di salute di questa popolazione.